Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per quel raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se la radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché è libera. Ehi Gaetano, ciao, che vai al mare? Ma finisco il gelato e vado. Senti, mi tieni questo, me li porti tu? Metti là, dai, che poi te li porto. Grazie. Perché questo lo appoggio qua, ciao. Ciao. Gaetano, bello. Ciao. Ehi, ciao, bella. Ho sentito che vai al mare. Ma devo finire il gelato prima. Senti, mi porteresti per caso queste due sedioline? Ma vabbè, lasciala. Grazie, grazie. Ciao, sei un amico. Forse ciao, bella. Quello che me la può preferire. Con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché è libera la mente. Senta, devo andare in spiaggia. Beh. Madonna, che paranoia. Quest'anno non mi va proprio di mettermi in costume. A chi lo dici, Barbara? A proposito, sei andata dal dietologo? Beh, quanto hai perso? Fino a mo', 300.000 lire.